Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Allora, bentornati o benvenuti sul canale. Ragazzi, sì, non ci posso credere. Ce l'ho fatta, oggi è venerdì, quindi abbiamo iniziato il nostro progetto per il 2021 in teoria in modo giusto perché se non avete visto il mio ultimo vlog, quindi andatevelo subito a recuperare, vi ho appunto detto che per il 2021 vorrei fare due video a settimana, quindi il mio impegno di quest'anno è fare due video a settimana. Per questa settimana ce l'abbiamo fatta, ovvero che il primo video è uscito martedì e il secondo video, come al solito, venerdì. Come vi ho detto, il primo video riguarderà soprattutto vlog e il secondo video, su per giù, saranno le challenge, comunque video impostazioni, qui fermo come appunto state vedendo. Un'altra piccola precisazione, oggi sto usando anche un microfono diverso, non quello della fotocamera, non quello del telefono, ma proprio un microfono apposta. Spero che l'audio sia migliore, ora sto facendo ovviamente delle prove, speriamo che sia, ecco, decente. Ma comunque, eccoci quindi con questo nuovissimo video, o meglio, una challenge che avete già visto sul canale che vi piace tantissimo oltretutto, e quindi che ho deciso di rifare per questa ragione, ma anche per un'altra, perché come avrete potuto benissimo leggere dal titolo, oggi andrò a assaggiare una mystery box piena di snack giapponesi del sito Tokyo Treat. Infatti, Tokyo Treat mi ha dato questa grande opportunità, ovvero di ricevere un codice sconto abbastanza importante per l'acquisto di una nuova box. Quindi oggi sono qui per assaggiarla insieme a voi, per testarla. E vi ricordo che giù sotto in descrizione vi lascio il link diretto al sito di Tokyo Treat, appunto per magari andare a vedere. Se volete assaggiare qualcosina, io la box ce l'ho qui. Quindi non vedo l'ora di iniziare questo video, anche perché è ora di pranzo e ho molta molta fame, ma comunque lanciamo la sigla e iniziamo con il video. Sigla! Molto bene, possiamo iniziare. Ecco qui la box, l'avete già vista, ormai fa parte del mio canale da mesi e mesi le box di Tokyo Treat. Infatti oggi andremo ad assaggiarla. Non ho idea di cosa ci sia dentro, è ancora completamente sigillato. Qua c'è lo scotch anche se non lo vedete. E quindi ora andiamo ad aprirla e assaggiare insieme gli snack. Ok, ho la mia forbice distrutta di Tiger che non mi sono ancora deciso a comprare, ma ok. Ok ragazzi, ci siamo. Come al solito, ora voi la state vedendo, io no. Oh Madonna, gigante. Iniziamo da questo, dai. Io la chiudo. La Madonna. Ok, primo pacchettino, ragazzi. Scusate il riflesso. Ovviamente tutto scritto in giapponese, se non Taiarare. Qui sotto non ne ho la più pallida idea. Comunque abbiamo un piccolo pesciolino. Apriamo e assaggiamo. Odore di patatine solite. Arancioni. Non dirmi che sono a forma di pesce ad ora. Sono a forma di pesce! Sto male. Assaggiamo. Buone. Buone. O meglio, un sapore strano. Un po' di paprika. Oppure le patatine al ketchup che hanno un po' quel retrogusto dolce. Non so se avete presente. Però molto buone. Ora non mi ricordo se davo i voti da 1 a 10 o da 1 a 5. Vabbè, facciamo da 1 a 10. Io starei su un 8. 8 pieno perché mi piacciono. Molto bene, andiamo avanti col secondo snack. Vabbè, raga, prendiamo questo pacco perché è gigante e mi occupa tutta la. No, vabbè. Allora, questo è lo snack, ragazzi. Co Doraemon, come vedete, ci perseguita. Credo sia Doraemon, sì. Ci perseguita Stand By Me 2. Perché abbiamo anche un 1. Japan Potato 100%, ragazzi. Quindi abbiamo delle patatine. Raga, io i pack li adoro. Ma non so. Prendi a fuoco, grazie. Vabbè. Adoro, raga. Queste comunque sono le patatine che in teoria dovrebbe esserci dentro. Apriamo. Raga, sono proprio patatine. Ok. Prendiamo. Ma si presenta così. Ovviamente non ci sono scritte per capire, il gusto. Vabbè, provo. Mamma mia.
No, raga, sono orribili. Madonna, ma sono di pesce. No, no. Una cosa no, orribile. Raga, uno, assolutamente uno. Non ho preso neanche l'acqua, raga. Vabbè, continuiamo. Terzo snack. Sento una scatola rigida. Fermi tutti. Fermi tutti perché vedo i Pokémon Pikachu. No, raga, non sto capendo. Caramelle? Non lo so, ragazzi. Proviamo ad aprirle. Allora, qua si strappa. No, ma adoro. Qua si strappa. Abbiamo il simbolo dei Pokémon, quindi ok. Ma non devo romperlo, sì. Ok, abbiamo questa bustina. Non sto capendo ancora. Sono dolcetti, raga! No! Dolcetti con sui Pokémon. No, allora, a parte che hanno un profumo di vaniglia che non ve lo dico nemmeno. Qua dolce salato le assaggiamo. Allora. Buoni. Lì mortacci loro. Raga, dolcissimi. Io purtroppo non amo i dolci così dolci. Sono super super vanigliosi. C'è un ripieno. Vediamo che. No, non è vero. Sono vuoti dentro, vabbè, non lo vedete. Assolutamente troppo dolci, raga. Per i miei gusti sono troppo dolci. Però l'idea è molto molto carina, raga. È un pacchetto super super pieno. Con tutte le immagini, appunto, credo dei Pokémon a questo punto. Un 6, perché raga, io di questi ne mangio uno e già mi fanno venire il rigetto. Mi spiace, ma io sono uno da salato, come avrete visto. Sono gradevoli, però appunto io non li mangerei. Andiamo avanti. Questo pacchettino. Allora. Altre patatine, credo. Sì, perché dall'immagine sembrano, questi qui sembrano appunto piccoli snack. Qua non c'è nessun potato, niente. Apriamo, apriamo e scopriamo insieme. Raga, vi giuro, colla vinilica. La colla vinilica, quella che usavate alle elementari bianca per appiccicare il cartone. Madonna! Io che assumo colla vinilica. Si presentano così. Orrendi, ovviamente. Vado. Mi piace la colla vinilica! Buoni. Raga, perché? Vi spiego, sono sull'andazzo ancora di questi. Quel sapore un po' paprika, un po' speziato. Io starei su un. No, 6,5, non di più, raga, perché alla fine sì, ok, mangiabili, ma nulla, nulla di che, ecco, almeno per quanto mi riguarda. Andiamo avanti. Qualcosa di lungo e stretto. Vabbè, qualcosa. No, raga, mi sento male, sono tipo Mikado. Allora, questo è il pack. Vedete questi cosi qua? Non i Mikado, quelli stuzzichini salatini che si mangiano tipo alle feste. Sto male. Qui c'è scritto Parquet. Parquet. Adoro. Apriamo e vediamo. Allora. Madò. No, ma raga, cioè, la vedete questa immagine? Cioè, guardate come si presentano. Marroni! Di caffè marcio sanno. No, raga, ma cosa so? Oddio, qua mi cadono pure. Vado. Vado. Mamma mia, ragazzi, oggi. Sempre peggio. Orribile. Assolutamente. Ma cos'è? No, 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 ma che schifo, raga. Uno, uno, uno. Osceni, non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Andiamo con uno piccolo. Oh no! Adoro, raga. Un hamburger fatto di caramelle. Ora sì che ci siamo!
Sì, hamburger, hamburger. Che carino è. Aspettate. Oddio, ma mi si è sfrandumato. No. Ne assaggio solo un pezzo, raga, perché mi è venuta un'idea. Questo lo uso quando riceverò degli snack osceni. Questo lo uso per togliere il sapore. Quindi assaggio solo il sotto, che sarebbe la carne, che top! Buonissima. Rieccoci anche questa volta dopo 200 anni che masticavo quella caramella. Comunque, raga, buonissima, io le adoro. Allora, devo dirvi la verità, io le preferisco perché ci sono, tipo, le trovo negli autogrill, almeno quando ero piccolo. Gli hamburger fatti così, ma non ricoperti di zucchero, proprio solo caramella, tipo fatto come gli orsetti, quelli dell'Haribo. Ecco, però a forma di hamburger, non ricoperti di zucchero. Raga, io quelli impazzisco, ce ne mangerei a migliaia. Però, raga, questi buonissimi. E sono super esaltato per questo snack. Quindi, raga, qui saliamo. Siamo su un 8,5. Un 8 bellissimo e mezzo. Adoro. Andiamo avanti. Questo, dai, piattissimo oltretutto. Che carino! Ma è carinissimo! C'è scritto Pandoro. Pandoro! Pandoro Brand Butter Cookie. Un biscotto al burro. No, ma io sto. È a forma di Pandoro. A forma di Pandoro. È a forma di panda? No. Ma no! Ma che. Madonna, il burro arriva. Ma che carino! Ma io adoro! Ma è carinissimo! Vabbè, assaggiamo. Come vi ho detto, non sono i dolci, non mi piacerà, però vabbè. Allora, buono. Buono perché è buono, ragazzi. Non posso dirgli niente a questo biscotto, però io non sono da dolci, davvero. È così dolce, così vaniglioso, così burroso. Stacca, bella! Due stecche in meno di vaniglia, magari. Quindi mi sento di dargli comunque un voto abbastanza alto, un 7,5 tutto ci sta perché alla fine lo snack è molto buono rispetto ad altri che abbiamo trovato, che facciamo l'accensione della croce. Chiediamo grazie al Signore di non essere morti. Ok, andiamo avanti. Siamo addirittura d'arrivo, raga. Andiamo con questo che, raga, è gigante, è davvero gigante. Oh mio Dio. Raga, che cos'è? Raga, che cosa è? Ho davvero paura questo. No, così, ma dietro l'inchiostro. Vabbè, se capisci un gas. Comunque, oh, dall'odore mi ricorda. È qualcosa di dolce perché sembra cioccolato. Ma raga, è un pesce intero. Ma raga, ma perché? Vabbè, assaggiamo. Oh la mamma! Allora, sì, è ripieno di cioccolato. Ecco qui. Non mi piace perché è proprio un cioccolato chimico. Purtroppo, in tutti i dolcetti al cioccolato che abbiamo trovato anche nelle scorse Mystery Box, quelli che erano al cioccolato purtroppo sapevano proprio di cioccolato proprio chimico. Cioè, si capiva che era un cioccolato scadente. Come anche in questo caso mi ricorda anche della plastica, quindi. Direi che va bene questo moro se gli ho mozzato la testa al nostro pesciolino. Però, raga, cioè, si sente che proprio il cioccolato è. Cioè. È chimico, ok? 3,5, 4. Siamo su quel giro, siamo su quel giro. Andiamo con il penultimo pacchetto, credo. E poi guardo l'apparizione. Patatine! C'è una mucca, perché? Perché c'è una mucca se sono delle patatine? Assomigliano ai chipster, si chiamavano, non mi ricordo. Eccoli qui. Anche proprio la forma e anche l'odore, devo ammettervi. Assaggiamo. Ma non il gusto, chiaramente. No, dai, un quasi sufficiente, un 5,5, perché davvero dopo 3 questi non li mangi più, anche se il sapore magari potrebbe piacerti. 5,5. Ma ragazzi, andiamo con l'ultimo snack, credo, sì, e adoro perché ho sentito dal tatto. Eccoci, la box è vuota. Guardiamo, non ho ancora guardato lo snack. Pettiniamoci un attimo perché già ci siamo, almeno di non restarci.
E andiamo con l'ultimo snack. Tintin! Adoro, sì! Allora, questo è il packaging davanti e dietro è tutta completamente colorata. Ora, i gusti... Ma Davide, i gusti! Ma cosa vuoi chiedere dei gusti? Su, quello che è... Avete presente le Goleador? Che ci sono tipo diversi gusti, ma quella verde fucsia. Raga, sa di quello? Che c'è tipo la Coca-Cola o azzurra o la liquirizia. Quella verde fucsia, tipo che ha i frutti. Vi giuro, è identico. Però queste ancora sono ricoperte di zucchero. Niente, praticamente io starei qua su un bel 9, raga. Direi che questo snack, secondo me, vince tutta la box. Ed è quindi tutto, ragazzi e ragazze. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, è importantissimo. Tanto è gratis, vi basta cliccare quel pulsantino con scritto iscriviti e voi siete a posto. Se volete anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi video io pubblichi, vi arriva la notifica e voi vi guardate il video, ok? Dai, è così. Vi ricordo anche di lasciare like se il video vi è piaciuto e se vi piacerebbe vedere altre mystery box. Io direi di spostarci ora dal Giappone e andare in altri paesi. Quindi fatemelo sapere anche giù sotto con un commento, magari scrivendomi i paesi di cui volete provare magari vari cibi. Poi io mi metto alla ricerca, ok? Quindi like e commento. Vi ricordo come al solito di seguirmi su tutti i social che vi appariranno qui in sovrimpressione, Instagram, Twitter e TikTok. Mi raccomando, andate anche su TikTok che stiamo crescendo. Vi aspetto. Ed è finalmente tutto. Come al solito vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog che in teoria, me lo auguro davvero, dovrebbe essere martedì. Ok? Ciao!